Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi andremo ad utilizzare 13.000 biglietti e apriremo quanti più lama pirata possibili. Allora, sappiamo che un lama pirata garantisce almeno un eroe pirata o un'arma d'avancarica di livello epico superiore per un periodo limitato. Però purtroppo è molto difficile sapere la Epic cosa rende disponibile in questi lama, cosa non rende disponibile. Quindi rendiamoci utili anche noi e facciamo questo spacchettamento. E niente raga, purtroppo il secondo schioppo la Epic non me lo vuole proprio dare. In compenso ho trovato un'altra vendetta di Jack, anche se già comunque ne avevo un botto. Non so quanti ami da pesca ho trovato raga. Tra i sirhuti e gli ami da pesca, veramente non so quanti io ne abbia trovati in questo lama opening, ma avrei preferito il mio secondo schioppo, ecco, giusto per farmi l'energia, sinceramente. Comunque, vediamo un attimo come funziona il riciclo automatico, se sta funzionando. Avrei potuto metterlo anche su raro, sinceramente. Comunque vedete, è molto comodo perché sennò sarei dovuto andare a riciclare a mano tutta sta roba e veramente ci avrei messo un sacco, anche le cose grigie, quindi fine. Do un'occhiata velocemente alle cose che ricicla, ok. Tanto comunque di solito i progetti con questa rarità li ricicliamo sempre, quindi tanto vale farglielo fare da solo al gioco automaticamente, per un totale di queste risorse. Come vedete poi devo comunque andare a mano a riciclare tutte le cose di questa rarità. E questi erano solo i difensori. Poi ci sono un casino di eroi. Vi ricordo che comunque raga, riciclandoli, se avete spazio nel registro verranno messi automaticamente dal gioco. E che dire raga, come vedete a me nel registro mancava solamente il cannocchiale e lo schioppo che appunto andiamo a mettere. Ma lo schioppo proprio non me lo vogliono dare raga, cioè mi tocca tenermi sempre il primo che è uscito il day one e non l'ho mai più ritrovato. Quindi una bella F in chat per me. Io vi ringrazio di aver guardato il video, condividete pure nei commenti foto di quello che avete trovato voi eccetera eccetera, così ci rendiamo partecipi di cosa è possibile trovare dai lama e cosa no. Io per oggi vi saluto, noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella!